Le stesse cose appena dette nel video precedente sono riportate anche in questo file. Analogia tra traslazione e rotazione, come dire tra dinamica lineare e dinamica rotazionale. Le leggi fisiche sono analoghe. Consideriamo una particella in traslazione oppure in rotazione. Se non vogliamo pensare a una particella, possiamo pensare al solito disco o alla solita ruota. La particella è sottoposta ad una forza verso destra e la sua velocità e quantità di moto in quel momento vanno verso destra. Questi tre vettori rivolti verso destra, la forza, la velocità lineare e la quantità di moto, diventano tre vettori rivolti verso l'alto perpendicolarmente al piano di rotazione del corpo rigido o della particella rotante. La forza diventa il momento torcente o momento della forza, R vettore F, che ancora non abbiamo definito in modo dettagliato, lo faremo dopo. La quantità di moto diventa il momento angolare o momento della quantità di moto, si potrebbe anche chiamare quantità di moto angolare, ed è definita, in analogia col momento torcente, R vettore la quantità di moto, R vettore P. In questo disegno vediamo sia la quantità di moto, questa freccia di colore rosso, che la forza, freccia di colore viola, applicate lungo la tangente al movimento rotatorio di questa particella. E i vettori associati a quantità di moto e forza sono momento torcente e momento angolare, nell'ordine scambiato. Alla quantità di moto è associato il momento angolare, alla forza il momento torcente, sono due vettori rivolti in alto. Prima regola della mano destra. Le dita della mano destra si chiudono in senso antiorario e il pollice va verso l'alto. Poi c'è la velocità lineare, vettore che va come la quantità di moto a destra, quindi lungo la tangente alla rotazione, come è indicato in quest'altro disegno, la velocità lineare che diventa la velocità angolare, vettore rivolto anche lui perpendicolarmente al piano di rotazione verso l'alto. Anche l'accelerazione è lineare nel caso della particella in moto lineare e diventa accelerazione angolare nel caso di moto rotatorio. Accelerazione lineare, quanto rapidamente cambia la velocità della particella. Accelerazione angolare, quanto rapidamente cambia la velocità angolare della particella. Proseguiamo con l'analogia, momento di inerzia e momento angolare. La massa della particella in moto lineare, detta anche inerzia, diventa il momento di inerzia, indicato con la lettera I maiuscola, e la quantità di moto, mv, per analogia, diventa I omega. La massa diventa I, momento di inerzia, la velocità lineare diventa la velocità angolare. Quindi la quantità di moto diventa il momento angolare. L uguale I omega. Qui è spiegato il senso logico del momento di inerzia. È come la massa di una particella in moto lineare. Infatti, come la massa, l'inerzia di una particella in moto lineare è la resistenza, tra virgolette, che fa la particella farsi cambiare la velocità, allo stesso modo nel moto rotatorio il momento di inerzia rappresenta l'inerzia angolare, tra virgolette, cioè quanto la particella o il corpo rigido, il sistema che sta ruotando, si rifiuta di farsi cambiare la velocità angolare. Come accennavamo in un video precedente, il momento di inerzia non dipende soltanto dalla massa dell'oggetto rotante, ma anche dal raggio di rotazione. Qui c'è l'esempio di due ruote di bicicletta e consideriamo due ruote con la stessa massa, ma raggi diversi. Risulta più faticoso mettere in rotazione o cambiare la velocità, accelerare o frenare, la ruota che ha il raggio maggiore, cioè la ruota più larga, anche se le masse sono uguali. Passiamo quindi alla legge fondamentale della dinamica. La legge di Newton è lineare, RIS sta per risultante, quindi la forza totale, uguale M per A. Diventa il momento torcente totale, risultante, uguale al momento di inerzia che prende il posto della massa per l'accelerazione angolare che prende il posto dell'accelerazione lineare. Vale anche il principio di inerzia. Se sulla particella non agisce nessuna forza o la risultante delle forze è nulla, quindi forza risultante uguale a zero, la particella non accelera, non ha accelerazione e quindi procede a velocità costante, moto rettilineo uniforme. La particella trasla
a velocità costante, che è la tendenza naturale della particella di andare dritta a velocità costante senza forze applicate su di lei. Allo stesso modo, nel caso rotatorio, un sistema fisico rotante sul quale non agisce nessun momento torcente, oppure agiscono più momenti torcenti, ma il momento torcente risultante vale zero, allora quel sistema fisico non subisce accelerazione angolare. Cioè vuol dire che mantiene costante la velocità angolare. La particella o il sistema fisico, il corpo rigido, ruota mantenendo costante la velocità angolare. E questa è la sua tendenza naturale, naturalmente in assenza di attriti, come nel caso della particella di prima. Cioè la tendenza naturale di un oggetto rotante, pensiamo a una ruota di bicicletta che viene messa in rotazione in assenza di attriti. La tendenza naturale è continuare a ruotare a velocità angolare costante, moto circolare uniforme, esattamente come la tendenza naturale di una particella era quella di andare di moto rettilineo uniforme in assenza di attriti, per esempio su una lastra di ghiaccio.